Benvenuti, benvenuti a questa diretta di Stampa e Vangelo del 4 maggio del 2017. Buongiorno a tutti, fatemi sapere se sono state attivate le notifiche per la diretta e se l'audio e il video sono di buona qualità, così possiamo cominciare con la nostra diretta del giorno. I primi ad arrivare sono Vincent Latona. Dal numero delle persone che si connettono mi sembra di capire che le notifiche sono state attivate. Allora c'è Cinzia Gioia, c'è Gloria Callarelli, c'è Andrew Clemens dall'Australia. Ciao Andrew, ti presento mia madre Luisa di Nolfi australiana, che pure è connessa. Saluto Antonella Iuna, saluto Anna Russo, saluto Thomas Draurad, Don Massimo Lapponi che ci segue dallo Sri Lanka, saluto Antonio Vincenzo Ru, Diego Pro, saluto Paul Freeman, un abbraccio a tutti, vi chiedo come sempre un mi piace e un condividi, perché come sempre la puntata di oggi sarà, diciamo così, particolarmente rilevante. Sarò netto su alcuni punti. Saluto Nicolò Marino, Sara Pugliatti Lucania, Fabio Massimo Mascolo, Mary Rossi, Francesco Blasi, Danilo Leonardi, Marco Galanti, Giovanni Fiori e tutti coloro che si sono connessi in questo momento. Vi chiedo un mi piace e un condividi alla diretta, salutando anche Marco Langellotti, Ninnarello, Irene Stagliano, un mi piace, un condividi, in maniera che più persone possano seguire la diretta di questa mattina, vi assicuro, abbastanza scoppiettante per i contenuti che andremo ad affrontare. Saluto anche Stefano Sigali, Anna Russo, Giuseppe Focone. Mary Rossi dice che Padova è in attesa, dopodomani saremo a Padova, domani saremo alla Dispoli, oggi parte la scuola di formazione politica del Popolo della Famiglia per i dirigenti del PDF Roma. Insomma, abbiamo davvero molto da fare. Saluto Massimiliano Esposito, Gennaro Rossi, Rosa Greco e tutti gli amici. Partiamo come sempre dalla buona notizia del giorno, dalla buona novella, dal Vangelo. Oggi è il Vangelo di Giovanni al sesto capitolo, versetti dal 44 al 51. In quel tempo Gesù disse alle folle: nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Chiunque ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, ma solo colui che viene da Dio ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e sono morti. Questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Questa è la parola del Signore da oggi, di oggi, davvero impressionante. Chi crede ha la vita eterna, questa è la promessa. Vedo che è arrivato anche Don Filippo Cotroneo. Danilo Leonardi dice: visto ieri il dibattito sconcertante su Rete 4 presentato dal direttore della Verità, a cui abbiamo detto due cose in diretta, avete notato, lo dico per chi non ha seguito, ieri c'è stato un dibattito in diretta in prima serata condotto da Maurizio Belpietro, a cui sono stato invitato per parlare di un matrimonio, come al solito, strano, di due trans, anzi di un trans con un uomo, solita marchetta con il servizio su un altro matrimonio omosessuale finto, l'unione civile, le adozioni all'estero, il tema se i trans possano adottare, eccetera eccetera. L'elemento che vi vorrei sottolineare però, che poi c'erano vari collegamenti, un collegamento era con la mia, diciamo, presa di posizione, un altro con una famiglia numerosa e un altro con un gruppo, diciamo, di presenza sul territorio. Ebbene, sia il sottoscritto che la persona, la famiglia collegata, che era quella di Angelo De Santis,
uno dei più votati a Roma del Popolo della Famiglia, che quella del gruppo territoriale, che era quello di Fabrizio e Roberto Lastei, che nel primo municipio rappresentano il Popolo della Famiglia, avevano a che fare col Popolo della Famiglia. Cioè nessuno di noi in realtà sapeva di essere stato contattato da Belpietro, ma di fatto l'egemonia nella rappresentazione della posizione contraria, diciamo così, a queste supposte nuove famiglie è tutta rappresentata in maniera egemone dal Popolo della Famiglia, sia se vanno a cercare famiglie numerose, sia se vanno a cercare presenza sul territorio, sia se vanno a cercare, come dire, un cappello più intellettuale a tutte queste posizioni. Bene, questo elemento io lo trovo estremamente importante. Noi rappresentavamo nelle diverse sfaccettature la risposta possibile alla messa in scena che il direttore della Verità, secondo me in maniera un po' imprudente, gliel'ho segnalato durante la diretta, aveva messo in campo. Poi parleremo anche di Efeball, del trans turco che ci ha minacciato. Nicola Pasqualato ci ha immediatamente trovato la puntata. Se riesce a metterla su YouTube, Nicola, riusciamo a farla circolare in maniera più agevole rispetto al Drive di Google. Quindi un link YouTube sarebbe la soluzione migliore per far vedere questa puntata abbastanza importante. Ripeto, protagonisti anche Angelo De Santis, sua moglie, Nicola Lastei, Fabrizio Lastei, una grande presenza di Popolo della Famiglia, tra l'altro inconsapevoli gli uni degli altri di essere stati invitati a rappresentare quella posizione. Come dice bene Danilo Nardi, la reazione a questa nostra posizione sempre pacata è stata denunciateli e arrestateli. Di più, il trans turco, evidentemente abituato alle logiche di Erdogan, sul suo profilo Facebook ha chiesto una manifestazione sotto casa mia, cioè venirmi a prendere sotto casa, come i fascisti veri, insomma, capito? Come il nazismo, come quello che fanno in Turchia. Insomma, rispondiamo al trans turco che legga la Costituzione italiana, ripassi l'articolo 21 della Costituzione sulla libertà d'espressione e poi passi all'articolo 29 dove viene spiegato cosa è famiglia secondo la Costituzione italiana. E le minacce e gli insulti e le manifestazioni sotto casa per intimidirci la va a fare in Turchia il trans turco, d'accordo? Le va a fare in Turchia perché evidentemente ha imparato da Erdogan il meccanismo. E comunque il Popolo della Famiglia non si fa intimidire, questo è evidente, non si fa intimidire. Il Popolo della Famiglia si batte, come si è battuto ieri, per evidenziare la verità. E la verità è che c'è una lobby di poche persone che governa purtroppo anche molte leve dei media, che riesce a governare persino il direttore della Verità, che chiama la famiglia numerosa in trasmissione, ma solo come riflesso di una puntata che doveva essere tutta dedicata alla famiglia trans, che noi abbiamo smontato pezzo per pezzo, evidenziando che sarebbe il caso che si cominci a dare retta a quei 29.168.000 uomini e donne regolarmente sposati che fanno la fatica di allevare 15 milioni di figli all'interno di un contesto in cui in Italia sono anche 5 milioni di vedovi e che sono la famiglia vera. La famiglia vera, quella sancita dalla Costituzione, cioè società naturale fondata sul matrimonio. Non le puttanate che servono a fare un po' di share per seguire gli interessi di una lobby. Di una lobby che ha interessi economici, amici. È di questi giorni, anzi proprio di oggi, la notizia che 1.200.000 euro sono stati dati all'Università di Trento per fare corsi gender. 1.200.000 euro. Un analogo stanziamento è arrivato all'Università di Verona, c'è di mezzo la Presidenza del Consiglio, come sempre, vi ricordate i bandi dell'UNAR? Ebbene, c'è sempre di mezzo il Dio Quattrino in queste situazioni, sempre di mezzo il Dio Quattrino. E allora, siccome noi abbiamo capito che è il Dio Quattrino a governare il trans turco, la lobby trans che manda i due signorini appena sposati in televisione, la lobby gay che c'era lì e ci attaccava brutalmente, non si capiva neanche per cosa, noi come Popolo della Famiglia siamo qui a svelare gli altarini dei meccanismi economici che sorreggono costoro, mentre noi invece lavoriamo a mani nude, perché noi lavoriamo a mani nude sul territorio, facendo la raccolta firme, facendo oggi il corso di formazione per dirigenti
del popolo della famiglia a Roma che si apre a Via dei Genieri alle 21, facendo domani iniziativa alla Dispoli, facendo dopodomani iniziativa a Padova, facendo ieri sera col segretario nazionale del popolo della famiglia Gianfranco Amato l'iniziativa a Genova, facendo decine e decine di candidati sindaco in tutta Italia, raccogliendo centinaia, anzi ormai migliaia di candidature al Consiglio Comunale, raccogliendo decine di migliaia di firme e centinaia di migliaia di voti. Questo è il lavoro che facciamo noi. Questo è il lavoro che facciamo noi. Allora, facciamolo sapere anche però. Cari amici, ieri abbiamo parlato, io ieri sono stato ospite a Canale 5 per fortuna, diciamo così, al mattino, un bella ora a Canale 5 e poi ho fatto un'ora da Belpietro, così abbiamo parlato a milioni di persone. È vero che quelle non sono trasmissioni straordinarie, però abbiamo parlato a un milione di persone, abbiamo fatto sentire la nostra voce. E allora noi adesso dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo far sapere, denunciare quello che abbiamo subito, minacce, insulti, addirittura l'idea della manifestazione sotto casa, di venirmi a prendere sotto casa, scritta in questo momento, se andate sul profilo di questo trans turco che si chiama Efe Ball e che fa centinaia di migliaia di euro esentasse e poi si ritrova le cartelle dell'Agenzia delle Entrate che gli chiedono per fortuna ogni tanto qualche multa che ovviamente il trans turco evita di pagare. Allora andate su quella pagina e vedete che questa pagina è zeppa, zeppa di insulti sulla sua minaccia, di venirci a prendere sotto casa. Allora, era intollerabile ieri in televisione sentire l'ospite dire, non lo schifoso ciccione, una cosa del genere, invito tutti a denunciarlo come istigatore all'odio. Avete notato forse che ho avuto modo di rispondere? Nicola Pasqualato almeno ha subito postato il link YouTube, grazie Nicola, molto efficace. E dunque la battaglia si deve e si può fare. Io l'ho promesso ieri in diretta televisiva davanti a molti milioni di italiani fra la mattina e la sera. Il popolo della famiglia si batterà contro questo abominio, si batterà, non saranno chiacchiere, è battaglia. Non permetteremo questa condizione davvero oscena, di potersi permettere addirittura la minaccia esplicita nei nostri confronti, senza che nessuno abbia sentito la necessità di reagire e di dire a questo trans turco che le minacce di bavaglio alla nostra libertà d'espressione se le andava a fare in Turchia. D'accordo? Perché questo è davvero intollerabile per il tessuto democratico del paese. E poi scopriamo le logiche che muovono queste cose. Lo ripeto, i soldi di oggi, 1.200.000 all'Università di Trento per fare i corsi gender, stessa quantità all'Università di Verona, era anche passata una persona che lavora all'Università di Verona, qui adesso in diretta aveva confermato. Monica Consigliere dice c'è tutto un business per creare pseudofamiglie dove si comprano bambini creandoli con il permesso dell'orrenda legge sulla fecondazione eterologa. Di peggio, perché c'è pronto il meccanismo dell'utero in affitto, c'è pronto il business che vale miliardi di euro della nascita in laboratorio o addirittura sfruttando le condizioni di bisogno delle donne che hanno appunto bisogno di denaro. È qualcosa di incredibile e inaccettabile. Noi ci batteremo contro tutto questo. Non permetteremo la crescita di questa ideologia. E anche se ci minacciano, ci insultano, anche se ci dicono e ci vengono a prendere sotto casa, il popolo della famiglia si batterà comune per comune, quartiere per quartiere, casa per casa, per far prevalere la ragionevolezza e dire quello che abbiamo detto ieri a Maurizio Belpietro. Dirgli, guarda, che quelli che devi raccontare sono le mamme e i papà come Angelo e Monica che fanno la fatica di allevare i figli e che arrivano alla fine di 30 anni di questa fatica segnati nel volto, affaticati, perché essere genitori, padri di famiglia è complicatissimo al giorno d'oggi e né Stato né media danno alcuna attenzione a questo sforzo. Sì, Gianluca Valpondi, la maglietta l'ho scelta apposta. Teschi e strisce. Saluto Alberto Cerutti che a Borgo Manero ha superato lo scoglio delle firme, è stato bello scoprire la gente comune firmare volentieri, andiamo avanti, il bene che vogliamo è il bene per tutti, anche per quelli che ci insultano. Grandissimo Alberto Cerutti, candidato sindaco a Borgo Manero. In Piemonte stiamo facendo un lavoro straordinario con Cerutti a Borgo Manero
Presta a Grugliasco, l'annuncio della candidatura a Savigliano, candidato anche candidato ad Alessandria. Abbiamo davvero tanto tanto lavoro svolto sul Piemonte. Ci aspettiamo un grande risultato, in particolare da Alberto Cerutti, uno dei dirigenti storici del Popolo della Famiglia a livello nazionale, candidato sindaco, così come abbiamo candidato Mirko De Carli a Riolo e come abbiamo insomma espresso tutto lo sforzo massimo in queste elezioni amministrative. Mario Gambuli dice: come criticare queste minacce se lo stesso Presidente della Camera dei Deputati minaccia continuamente censura e denuncia per chi non si adegua? Esattamente. Monica Consigliere dice: io vi voto di sicuro perché siete gli unici a cui è rimasto il senno. Esattamente. Andrea Fogliano ci chiede: Monza, anche a Monza abbiamo il candidato sindaco, si chiama Manuela Ponti, sostienila, vota per Manuela Ponti, sostienila in questa fase di campagna elettorale. Saluto Giampiero Bonfanti, Monza ci siamo, saluto Imelda Zanatta che dice: anche il mio voto l'avrete. Saluto Eugenia Cruceru, buongiorno, tempi duri, andiamo avanti, forza PDF. Quando io ho visto l'altro giorno un avvocato cattolico, anche piuttosto noto, che si va a mettere in fila a votare alle primarie e poi si permette, primarie del PD, primarie truccate, oggi visto che facciamo rassegna stampa sul Fatto Quotidiano, la prova, il software delle primarie era andato in palla e i dirigenti del PD dice: che problema c'è, tanti numeri ce li aggiustiamo. Quindi, bene, questo amico che si è messo a fare il PD, non andare a votare le primarie del PD, per carità, tutto legittimo, noi viviamo se contestiamo questo, però se tu vai a votare alle primarie del PD evita di insultare le persone del PDF. Vedi, oggi ci sono persone, oggi ho letto Filippo Fiani che per esempio diceva: ah, non si sa, forse il PDF non ce la farà, e ha ragione, ovviamente noi facciamo una fatica che non sappiamo se avrà l'esito che ci auguriamo, però allo stesso tempo oggi davvero, forse ieri nella maniera più evidente, perché eravamo anche ospiti del direttore della Verità, cioè di quello che doveva essere il direttore del giornale dei nostri valori, è chiaro che è solo il Popolo della Famiglia a difendere i principi della famiglia naturale, i principi non negoziabili. Ormai è diventato sempre, sempre più chiaro questo elemento. Marco Igor Garofo dice: quando tu eri nel PD non erano truccate le primarie? A parte lo erano meno, perché c'era più gente che partecipava veramente, ma poi io denunciavo tutto, eh. Io sono stato considerato un rompicoglioni nel PD, sono andato due volte davanti agli organi di garanzia del PD, è abbastanza noto, è scritto sui giornali. Arriva anche Jacopo Pioli dalla Cina, arriva Federico Pieroni, il nostro coordinatore nazionale, Nicola Di Matteo. Oggi siamo in pieno svolgimento di tutte le pratiche per presentare le liste. Noi presentiamo le liste l'11 maggio, come da prescrizione normativa, quindi siamo impegnati nella consegna di tutti i documenti, giriamo per tutta l'Italia, coordiniamo tutto questo lavoro, un lavoro straordinario che fa il nostro Nicola Di Matteo. Questo davvero voglio dire, che alternativa c'è a votare Popolo della Famiglia? Non vedo alternativa. Saluto Marcello Baldini, uno dei nostri eletti, uno dei primi eletti del Popolo della Famiglia, eletto a Ravenna come consigliere municipale, lo saluto, si è insediato da pochi giorni, quindi auguri a Marcello Baldini. Saluto Paolo Ruotolo, saluto Federico D'Angeli. Che alternativa c'è? Oggi leggevo anche, abbiamo fatto l'apertura sulla croce dell'intervento di Zuccaro, il PM di Catania, il procuratore capo di Catania, che dice: nelle ONG non sono tutti filantropi, parlando della lotta agli scafisti e ovviamente a quelli che poi ci mangiano su queste operazioni di immigrazione. Bisogna avere il coraggio anche nel mondo cattolico di spaccare alcuni perbenismi. Zuccaro dice una cosa ovvia, e dunque dobbiamo saper testimoniare la verità su tutti i fronti. Ci candidiamo anche in Sicilia, ad Avola, anche per questo. Mauro Turrini ci scrive da Riolo Terme, dove Mirko De Carli è candidato sindaco. Saluto Gloria Gallarelli, che invece ci scrive da Conegliano, dove Lorenzo Damiano è candidato sindaco. Saluto Giovanni Albicini, Andrea Fratini, Giuseppe Miceli, Gasperina Anna Liggiato, che dice: il PDF è l'unica alternativa, è una missione. Io lo dico, l'avete visto ieri davvero plasticamente in televisione, andate a vedere il link che ha messo Nicola Pasqualato. Lo schema era Efebal, il trans turco ad attaccarci, la lobby gay organizzata in collegamento da Roma,
la coppia trans appena sposata a cui era dedicata la copertina e tutta la trasmissione. Il servizio filmato su un'altra coppia gay che si era unita civilmente e voleva adottare bambini. Questi erano gli schemi. Poi parcellizzati qua e là, ad Inolfi da una parte, a Angelo De Santis con la moglie da un'altra e gli amici Nicola e Fabrizio Lastei in un altro punto del collegamento. Noi neanche sapevamo che eravamo tutti convocati alla stessa trasmissione, ma siamo tutti del popolo della famiglia. Quindi la verità è che l'alternativa è il popolo della famiglia. Andrea Fratini dice: Giovanardi, come lo vedi? Giovanardi discuteva con quella del PD, non so se avete notato lo schema, guardate lo schema. Giovanardi è una persona cara, non mi va di parlargli conto, ma la sua logica era discutere con quella del PD di cose di cui non si è capito niente, mentre invece il fronte era un altro, il fronte da affrontare. In quel momento il fronte era difendere la famiglia naturale, spiegare anche a Belpietro che giornalisticamente è insopportabile l'attenzione che si offre a uno schema che riguarda pochissime coppie organizzate da una lobby, mentre invece per la famiglia naturale non c'è mai neanche l'attenzione mediatica. La famiglia numerosa di Angelo e Monica non sarebbe mai stata invitata a una trasmissione se non fosse come riflesso condizionato del fatto che c'era la famiglia trans. E questa è la cosa grave, questo è quello che andava sottolineato, e questo è quello che il popolo della famiglia ha sottolineato ieri durante quella trasmissione. E per questo il trans turco si è avvelenato, ha invitato tutti a denunciarci, ci ha chiamato istigatori di odio. Perché? Perché difendevamo la famiglia naturale. Ha detto e scritto in questo momento sulla sua pagina, andate a vedere, Efe Ball ha scritto: ah, bisogna andare sotto casa di Adinolfi, sotto casa di Adinolfi. Ma le vai a fare in Turchia, le vai a fare con Erdogan queste cose qua. Non in Italia, dove rubi i soldi senza pagare le tasse. Ma non siamo proprio più un paese degno se ci permettiamo di far piovere queste minacce. Addirittura piovere queste minacce. Ti veniamo a prendere sotto casa. Ma come ti permetti? Ma come ti permetti, Efeball? Sei un trans turco che vuole applicare qui i principi di Erdogan. Impara a pagare le tasse prima. Noi ci facciamo dare la lezione da uno che di mestiere fa quello che fa. Barbara Purignani dice: ieri con la minaccia del ragazzo turco ho sofferto per te, per noi. Minaccia condita con violentissimi insulti. Nessuno ha stigmatizzato niente. Direttore della Verità, tranquillo. Giovanardi, tranquillo. Insulti, minacce. E dopo è andato sul suo profilo Facebook a dire: venite a prendere sotto casa. Davvero, andiamo sul suo profilo Facebook e spieghiamogli qualcosa al trans turco, che non ci si metta con noi, non ci si metta, perché noi siamo gente che dà battaglia, non quelli che fanno finti buonisti. Noi siamo gente da battaglia, il popolo della famiglia dà battaglia, casa per casa. Casa per casa, città per città, piccolo borgo per piccolo borgo. Ricordo Massimiliano Amato, ricordo ieri Gianfranco Amato, ancora una volta, a Genova a sostenere le ragioni di Stefano Arrighi, candidato sindaco del popolo della famiglia a Genova, una grande città, storica città italiana. Federico Pieroni dice: perché non vanno in Corea o in Turchia? Dalla Turchia vengono, caro Federico, e vogliono importare quel tipo di meccanismo. Tiziana Mezzati dice: Belpietro ha direttive dall'alto, il ragazzo turco dovrebbe ricordarsi le usanze del suo paese. Avanti così, Mario. Don Filippo Cotroneo mi invita a fare una denuncia preventiva. Vedi, Don Filippo, io non ho mai denunciato nessuno, e chi segue queste dirette, chi segue il mio profilo, chi segue quello che mi hanno fatto in 300 iniziative in giro per l'Italia, molto spesso con contestazioni annunciate in maniera violenta, io non ho mai denunciato nessuno. Ho fatto dell'ironia, Barbara Putignani lo ha notato, ho detto: magari c'è caschi a farmi una denuncia, insomma. Io non ho mai denunciato nessuno perché considero libertà criticarmi, insultarmi o farmi qualsiasi cosa. Credo che serva anche a me per tenere i piedi per terra e capire magari dove sbaglio, quando eccedo coi toni, se faccio un errore, ne faccio tantissimi,
E chiedo scusa se qualche volta mi è capitato di farlo addirittura in queste dirette che sono poi aperte dalla pagina del Vangelo. Però quello che posso assicurarvi è che noi non ci faremo intimidire. Noi non denunciamo, lasciamo liberi tutti di fare qualsiasi cosa nei nostri confronti, come i primi cristiani che andavano a farsi sbranare dai leoni al Colosseo, però testimoniando la verità. Questo è quello che non cesseremo mai di fare. Testimoniare la verità, testimoniare con attenzione e precisione ciò che è vero, Don Filippo. C'è di mezzo anche la mia famiglia, lo so, hanno minacciato mia moglie, hanno minacciato le mie figlie. Succede ogni giorno che appaia qualcosa di violento che riguarda purtroppo, è stata fotografata mia madre. Tutti i giorni accade qualcosa di molto pesante nei miei confronti. Mi sono dovuto beccare persino gli insulti di un avvocato cattolico che si mette a fare la fila ai gazebo del PD, a cui ricordo che è meglio non avere zozzeria nell'armadio, perché tutto ciò che c'è nel mio è palese. E chi lo tiene invece nell'armadio, lo zozzo? È lì l'ipocrisia reale. E lì c'è anche il pericolo, attenzione avvocato. E però dobbiamo sopportare davvero tutto. Mi scuso con Gianfranco. Gianfranco ieri era a Biella, giusto? Non ricorda Massimiliano Amato. Ieri era a Biella, oggi a Genova a sostenere Stefano Arrighi. Ovunque in Italia. Mirko De Galli invece era a Brescia, stasera sarà a Salò. Mentre stasera noi a Roma inauguriamo il corso di formazione del popolo e della famiglia di Roma per i dirigenti a Via dei Genieri alle 21, poi ci ritroviamo domani alle 17 alla Dispoli, se volete vedermi di persona, o dopodomani alle 18 a Padova, sempre per gli incontri, diciamo, di campagna elettorale dove sosteniamo i nostri candidati a sindaco mentre produciamo tutte le scartoffie che sono necessarie da produrre in questo periodo. Mario Gambulli dice: bisogna denunciare la Gestapo, non è da sottovalutare, ma figurati se la sottovaluto, insomma. Io voglio solo dare battaglia, voglio testimoniare, non voglio farmi proteggere dai carabinieri o dalla magistratura in cui non credo con tutta franchezza. Voglio farmi proteggere da Gesù Cristo, dalla fede che ho in Lui. E mi fido di lui, non mi accadrà nulla. Non mi accadrà nulla, perché io sono con lui. E se mai dovessi morire domani, alla fine, spero che insomma tutti i miei peccati siano in qualche modo emendati e tutto questo è offerto per la maggior gloria del nostro Signore. Questo è il dato. E per questo non denuncio, non chiedo, non querelo. Sarei ricchissimo se negli ultimi 4 anni avessi querelato anche solo un centesimo delle persone, anche note, che hanno regalato insulti al sottoscritto. Anche l'altro ieri, Luca e Paolo, i comici, no? Non hanno lesinato la battutaccia su. È come se Adinolfi insegnasse a Yuri Chechi a volteggiare agli anelli. Tutti i giorni, signori, tutti i giorni, non solo col commentino della diretta Facebook, ma sui maggiori quotidiani, TV nazionali, si paga il prezzo per fare il lavoro che stiamo facendo sul popolo e la famiglia. Ma io sono con Gesù Cristo. Se lui vuole mi protegge, se sto sbagliando mi incenerisce. Tutto qui. La mia giustizia è la giustizia di Dio. Io vi ringrazio molto per la diretta di oggi, vi chiedo solo un mi piace, un condividi per farla giungere a più persone possibili. Perché abbiamo detto, credo, delle cose rilevanti sugli imbrogli nelle primarie del PD, sul povero procuratore Zuccaro che viene insultato sistematicamente, purtroppo anche nel mondo cattolico, sulle vicende che riguardano i finanziamenti alle università per fare corsi gender, ricordo Università di Trento, Università di Verona, a Verona la nostra battaglia con Filippo Grigolini, candidato sindaco. Che è un altro campione della nostra battaglia elettorale, e poi la vicenda di ieri sera, che insomma credo abbia esemplificato due cose: la violenza
della lobby LGBT contro il popolo della famiglia, ma anche la capacità di resistenza diffusa del popolo della famiglia, che era presente con varie voci inconsapevolmente collegate l'una all'altra per difendere il diritto della famiglia naturale. Dunque ringrazio in particolare Fabrizio e Roberto Lastei, Angelo e Monica De Santis e tutti gli amici che hanno ieri animato un dibattito che Maurizio Belpietro avrebbe potuto governare da direttore della Verità in maniera un po' più equanime, ma che credo ci abbia fatto vedere come combattenti abbastanza validi, diciamo così. Saluto Raffaella Dinolfi, sta facendo il massimo del lavoro svolto anche in Campania, dove siamo presenti a Bacoli con la candidatura sindaco, a Ischia. Massimiliano Amato dice una cosa molto intelligente: ieri Efe Ball, il trans turco, mi ha apostrofato durante la trasmissione dicendomi obeso schifoso. E Massimiliano Amato dice giustamente: se tu gli avessi detto frocio schifoso, come sarebbe finita? Andavi su tutti i giornali, certo, andavo su tutti i giornali, veniva presa la clippina, veniva messa su tutti i siti, su Repubblica.it, su Fattoquotidiano.it, su Dagospia, sarebbe successa lì, non sarebbe intervenuto l'ordine dei giornalisti, ma avrebbe ritirato il tesserino da giornalista. Questo qui va lì, dice obeso, ma non è solo l'insulto, Massimiliano, la cosa tremenda è che quell'insulto veniva a seguito di uno sbocco di rabbia in cui si invitava, attenzione, altri a denunciarmi. Non è che lui dice ti denuncio io, no, dice agli altri denunciatelo, perché lui lo sa bene che non può permettersi la denuncia per mille ragioni, dice agli altri denunciatelo, poi va su Facebook e dice andatelo a prendere sotto casa. Guardate che è di una gravità quello che è stato consentito a questo trans turco, che è incredibile che non ci sia stata una risposta in alcun modo, sia del conduttore della trasmissione, che dei politici presenti in trasmissione, che delle persone che hanno sui social network visto tutto questo. E questo lo si consente perché noi siamo il popolo della famiglia, ma allo stesso tempo siamo solo noi a difendere la posizione della famiglia naturale. Quindi voglio pensare che questo sacrificio che è stato compiuto ieri, in cui abbiamo risposto con l'ironia del magari ce caschi, diciamo così, un po' romanesca, sia fruttifera per il popolo della famiglia, perché poi l'ho detto con chiarezza, ci saremo noi come popolo della famiglia a combattere contro questo schifo, contro l'idea che si possono dare i bambini a queste persone, contro l'idea che la famiglia naturale debba essere umiliata costantemente, continuamente, contro questa violenza inaudita, come dice Ninnarello. Quanto ci costa quel trans? Qual è il gettone di presenza che ha preso Efebal per stare lì? Signori, hanno deciso così, che noi possiamo essere insultati in una maniera più violenta possibile senza che nessuno risponda. Però allo stesso tempo ci possiamo prendere l'onere e l'onore di essere gli unici, i soli, che veramente quotidianamente sono in battaglia per la difesa della famiglia naturale e dei principi non negoziabili. Questo almeno ci salva l'anima e forse salva il paese. E allora, signori, se almeno ci salva l'anima e forse salva il paese, ma come si fa a non militare nel popolo della famiglia? E solo nel popolo della famiglia, altro che avvocaticchi che vanno a fare la fila alle primarie del PD. Signori, questa è la nostra missione. Questa è la nostra missione per la nostra vita. Siamo pochini, dice Raffaella Zanchini, ma siamo in lieve. Non siamo neanche tanto pochi, Guardate che 52.000 persone ci hanno già votato. Alle prossime amministrative saremo presenti in decine di città e piccoli centri. Alla fine saremo 100.000 persone che hanno già votato PDF. Su un esperimento di 30-35 comuni, gli comuni in Italia sono 8.000. Possiamo pensare davvero di diventare un milione? 1.200.000, 1.500.000 di persone. Il Circo Massimo l'abbiamo visto pieno, San Giovanni l'abbiamo vista piena, il popolo c'è solo da far capire che l'unica alternativa possibile all'avanzata di ideologia LGBT è il popolo e la famiglia. Non c'è altra strada. Questo è il problema.
il piccolo problema che abbiamo oggi, perché progressivamente si sta comprendendo che il PDF è l'unica strada possibile. Se no, sì, si va a votare PD, come fa l'avvocaticchio che poi insulta pure. Allora, se non si vuole fare quello, e se non si vuole votare con il direttore della Verità che vota il centrodestra di Matteo Salvini, che gli ha dato la tessera della Lega a Efebal, ricordatevi, gli ha dato la tessera della Lega al transturco Matteo Salvini, sono le foto abbracciate insieme. Allora, se non si vogliono votare gli amici di Efebal e non si vuole votare PD, l'unica strada è votare Popolo della Famiglia. E allora facciamo sì che si rafforzi a queste amministrative, creiamo le condizioni per un successo l'11 giugno del 2017. Se l'11 giugno del 2017 avremo, come credo, raddoppiato i voti che abbiamo già preso nel giugno del 2016, siamo sulla strada che porta al 3% delle politiche 2018. Ce la possiamo fare pregando, come dice Rosalba Tabella, e lavorando. Ora et labora. D'accordo? Ora et labora. Chiedo davvero a questo punto di condividere questa diretta, credo che abbiamo detto cose piuttosto rilevanti e importanti. Tra poco comincia la diretta di Padre Livio a Radio Maria, che noi non vogliamo mai travolgere, diciamo, con Stampa e Vangelo. Fatemi salutare anche Sabino Sabini, che ripete: preghiera e azione, agire concretamente sul territorio, ogni giorno sostenere il movimento e chi si spende in prima persona con la preghiera. Grazie per l'aiuto dato anche ieri con la diretta di preghiera per la nostra iniziativa. Ringrazio Cinzia Gioia per le cose che scrive, i saluti che mi ha mandato con tramite Gianfranco Amato, grazie davvero. Saluto Corrado Salonia di Avola, dove siamo presenti con le amministrative, appunto con la nostra lista. Saluto Maria Verita Boddi, protagonista della battaglia che si sta facendo a Padova. Dopodomani ci vediamo a Padova. Saluto Francesco Colamonaco, che dice: grazie Mario, ieri sera sei stato grande e coraggioso. Siamo davvero in tempo di grandi persecuzioni da parte di chi vuole sovvertire Dio e la natura. Dio ti benedica. Grazie Francesco. Saluto Diana Villavecchia: c'è il PDF, ma c'è soprattutto la Madonna e la preghiera. Auguri Mario, grazie. Anna Russo vi informa che sta iniziando adesso la sigla di Radio Maria per la diretta di Padre Livio. E allora vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione a questa mattinata. Noi ci ritroviamo, se volete, stasera alle 21 per il PDF Roma, con il corso di formazione riservato appunto al PDF Roma. Domani ci vediamo alle 17 alla Dispoli. Oggi c'è anche l'iniziativa del Popolo della Famiglia in Sardegna, organizzata da Alberto Agus. C'è Gianfranco Amato a Genova a sostenere il candidato sindaco Stefano Arrighi, appunto candidato a Genova. C'è Mirko De Carli a Salò, insomma siamo davvero dappertutto. Con Nicola Di Matteo ci vediamo invece al corso di formazione, anche per raccogliere un po' di firme che servono per vari amici sparsi in tutta Italia. Ecco Sara Deodati, che è organizzatrice del corso di formazione insieme a Giuseppe Brienza. Oggi c'è un editorialino sul quotidiano La Croce che sottolinea l'importanza di questo primo corso di formazione. Vi rimando alla lettura del quotidiano La Croce per l'editorialino, credo sia abbastanza importante. Come sempre vi chiedo un sostegno per chi può per l'abbonamento al quotidiano La Croce, che è il nostro unico organo di informazione quotidiana per far sentire le posizioni e l'elaborazione anche quotidiana del Popolo della Famiglia. Saluto Anna Esaurita Celli, saluto Rosa Grazia Pellegrino, grazie davvero a chi vorrà fare un mi piace, un condividi, Francesca Marzoli, Vittoria Polacci, Coraggio PDF sempre in lotta, come dice lei, giustamente, e forza a tutti gli amici del Popolo della Famiglia. Ci siamo solo noi, ma non siamo pochi, siamo tanti e siamo anche molto motivati e protetti dalla benevolenza, spero, di Nostro Signore. Alle spalle, come sempre, Maria Vergine e Nostro Signore Gesù Cristo, in un momento di dolore, sapendo insomma dolore, fatica e sofferenza rappresentano inevitabilmente l'anima del cristiano. Danilo Nardi ci annuncia che oggi va a casa Campo Dall'Orto, vediamo, insomma magari abbiamo dato una notizia, grazie Danilo.
Danilo Nardi lavora in Rai, Campo Dall'Orto è l'amministratore delegato, direttore generale della Rai, vediamo se davvero salta. Intanto ieri abbiamo detto qualcosina a Mediaset, sia la mattina che in prima serata. Speriamo che il popolo della famiglia abbia così seminato e che qualche, diciamo, pianticella di verità possa essere cresciuta, nonostante le minacce, gli insulti e gli oggettivi manganellismi del transturco, che vi ricordo sulla sua pagina Efebal Facebook ha minacciato di venirci a prendere sotto casa. Insomma, signori, poi alla fine abbiamo pure, no, la nostra stazza per difenderci. Un abbraccio a tutti, grazie anche a Andrea Cona, ringraziamento particolare a Nicola Pasqualato perché ha messo a disposizione il video della trasmissione di ieri, molto istruttivo, grazie a Guido Pianeselli, grazie ad Alex Zino Finori, andiamo alla grande, come dice Alex Zino Finori, un saluto a tutti voi, una buona giornata anche ad Anna Ciappa perché dice tutti stiamo conducendo la buona battaglia. Un abbraccio a tutti voi, grazie a chi come Raffaella Zanchini mi ricorda nelle preghiere. Un abbraccio a Paolo Ruotolo, un abbraccio a Stefano Sigali e ad Angelica Boscio. Da Maria Linolfi, una buona giornata a tutti.